Innanzitutto confermo che non ci sono assolutamente problematiche legate alla sicurezza della balneazione. Il dispositivo che è stato emanato quest'anno si riconduce a una tradizione viareggina di molti anni. Quelli del territorio sanno benissimo che la misura di 80 metri è tradizionale sul litorale di Viareggio della Versilia, quindi questa ordinanza non ha fatto altro che ricondurre il frontemare a quel criterio. E la previsione ovviamente dell'ordinanza prevede almeno un bagnino ogni 80 metri. Almeno uno significa che c'è fin da oggi, da sempre, la possibilità di aumentare il numero dei bagnini. Con queste parole la comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio, Silvia Brini, ha voluto sgomberare il tavolo dai presunti rischi per la sicurezza di bagnini e bagnanti, denunciati dall'Associazione dei Guardaspiagge della Versilia all'indomani dell'entrata in vigore dell'ordinanza 44. La comandante, dopo aver ricevuto nella mattinata di mercoledì i rappresentanti di Fincamps CGIL, ha spiegato quali sono i pochi margini per una modifica eventuale dell'ordinanza. Eventuali istanze di modifica devono essere portate all'attenzione dell'autorità marittima nei modi previsti e con il supporto tecnico di quello che si va in qualche modo a rappresentare, perché parlare di 70-50 metri senza un'oggettività, diciamo così, trova da parte nostra l'impossibilità di capire. Tutto è già stato documentato, hanno replicato i rappresentanti dei bagnini della Versilia nel corso della puntata di Percontro di mercoledì sera, dedicata proprio al tema spiagge. Noi abbiamo le spiagge più vaste di tutta la Toscana, con un numero di ombrelloni maggiori, quindi numero di ombrelloni maggiore, numero maggiore di persone da guardare, e poi noi abbiamo il problema delle nostre, nella nostra tipologia di spiaggia con il mare, con secche, buche, che è proprio tipico nostro. E non è così da tutte le parti, perché questo dipende dal declivio del fondale marino, che qua da noi è una caratteristica particolare. Noi queste cose le abbiamo documentate tutte e è per questo motivo che insistiamo su questa cosa.